Buongiorno e buon giovedì da Michele Pinto e dalla redazione di Vivere Senigallia. Iniziamo con la cronaca. Un incidente si è verificato ieri tra un camioncino dei rifiuti e una moto in via Cristoforo Colombo a Marotta. In sella c'era un ventenne di Senigallia che è finito a terra ferendosi gravemente. Sul posto 118 i carabinieri. Subito allertata l'ambulanza per il trasferimento del ragazzo a Torrette di Ancona, che sarebbe rimasto sempre vigile e che nelle ore seguenti sarebbe apparso in miglioramento. I carabinieri della compagnia di Senigallia hanno denunciato un 41enne campano per truffa. L'uomo ha venduto a due senigallesi due iPhone di ultima generazione, rispettivamente a 100 e 350 euro. L'uomo però ha consegnato alle vittime una scatola contenente brick di tè. I due, un 25enne e un 54enne, si sono allora rivolti ai carabinieri. Covid. Sono 1938 i nuovi positivi registrati ieri nelle Marche, con un tasso di incidenza cumulativo di 100.000 abitanti, che continua a salire e arriva a 679 positivi. I ricoveri negli ospedali sono 120, di cui 4 in terapia intensiva. Nelle ultime ore si sono verificati due decessi, che fanno salire a 3.937 i morti per Covid dall'inizio della pandemia. Si è riunito ieri il Comitato Paritetico di Protezione Civile per fare il punto sull'emergenza idrica nelle Marche. Sono state analizzate le situazioni delle singole province marchigiane e si è rivelata una criticità pressoché uniforme su tutto il territorio regionale. L'assessore Aguzzi ha annunciato l'invito a tutti i comuni ad emettere ordinanze di divieto di consumo di acqua per attività non essenziali. Si svolgerà sulla spiaggia libera della Cesanella il 9 luglio il concerto della band The Colors. L'evento sarà aperto per un numero limitato di persone, 5.000. L'evento è inserito in una tappa di Radio 105, in un'iniziativa in collaborazione con l'associazione Mare Vivo Onlus, finalizzata alla pulizia di alcuni tratti di spiaggia. Per queste e altre notizie, l'appuntamento è su www.viveresenigallia.it.